posso dire solo che oltre ad essere stato un grande campione, è stato un grande uomo ed eravamo così legati, io e lui eravamo come due fratelli, quindi la sua mancanza è stata un colpo grossissimo per me, perché come ripeto eravamo fratelli. La pasta, mamma, prepara i panini, giochi il Bologna, non posso mica far tardi, dov'è la mia sciarpa, il coso, il fischietto, boia d'un Giuda, ragazza, vieni subito, mi metti il berretto. Ecco lo stadio, la curva, la gente, striscioni dovunque, è entusiasmante, stanno annunciando la formazione, ci sono tutti, alle forze Bologna! Strano destino di Ezio, un uomo, nel vero senso della parola, che ha rappresentato sempre e comunque l'ideale calcistico, soprattutto sotto le due torri, ma che non è mai stato paragonato a un eroe, anche se involontariamente lo incarnava. Mi ricordo una simpatica intervista con l'amico Nando Machiavelli ad Ezio, in cui, seduti in un tram, sì, proprio in un tram nel deposito museo della Tipper, il grande numero 11 raccontava il suo arrivo a Bologna. Una valigia di cartone, rigorosamente legata con una cordaccia, e l'incontro, il primo, con l'allora presidentissimo Dall'Ara. Dopo il quale, il grande Ezio era quasi tentato a far ritorno nel suo paese. Ma fu un intuito, il coraggio, l'audacia, e quel giovanotto nato a Mortegliano il 1 giugno del 1937 non se ne tornò mai più da Bologna, diventandone, se non a onore del pubblico, il più degno rappresentante. Al pari di Bulgarelli, Ezio è stato capitano di quel Bologna dei buoni ricordi. Al pari di Giacomo, il buon Ezio ha vestito l'azzurro senza però modificare il proprio DNA sanguigno spontaneo, tanto da pagarne care le conseguenze. Al pari del bulgaro, il Pascot non ha mai cambiato maglia e nemmeno gli ha mai sfiorato la mente di farlo. Al pari di Dondolo Nins, fu uno dei miei primi eroi del calcio pedatorio di allora. Esteticamente improponibile, utilisticamente indispensabile, Ezio rappresentava quello che tutti volevano essere. Quando da piccolo calciatore mi trovai a Genova per trasferimento della famiglia, indossai la sua maglia al primo allenamento del Genoa. Il mio allenatore, per rispetto al numero, non fece altro che mettermi all'ala sinistra. Tale allenatore era un certo Mariolino Corso, quello della foglia morta, che sapeva farsi rispettare, ma soprattutto rispettava la storia di quel calcio. Perché Ezio, pur non facendo troppo clamore, in quella storia ci stava benissimo. Amava e ha amato Bologna tanto da sopportare tanti mancati aiuti, pur non essendo idolatrato come tanti suoi colleghi di allora. Più facile esaltarsi con il tedesco che con il Pascotti, che piaceva forse ai più dotati per il suo stile vecchio tempo. Un uomo che con dignità, tanta e sobrietà ha trascorso i suoi anni di vita a Bologna, dando molto di più di quel che ha ricevuto. Ma lui era così. Profilo basso, tanti ricordi e nessun rimpianto. Perché se nella vita nasci Pascotti, muori da Pascotti. E nessun difensore potrà mai anticiparti nel pallone. Grazie Ezio, anzi grazie Pascotti. Senza di te il Bologna sarebbe stato sicuramente più povero.